A questa edizione del telegiornale di Toscana TV. L'apertura, come avete visto e sentito dai titoli del nostro sommario, è dedicata alla presenza del ministro degli interni Piantedosi a Firenze in prefettura. Molti i temi affrontati, dalla sicurezza all'accoglienza dei migranti e ai minori. Ma di tutto questo ci racconta subito, perché da poco si è concluso l'incontro, in collegamento Chiara Valentini. Chiara. Sì, buonasera. Si è tenuto nel pomeriggio a Prefettura Firenze il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con un ospite speciale, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che era stato invitato dal Sindaco Nardella. E questa è la sua prima visita a Firenze. È anche la prima uscita pubblica di fronte alla stampa del nuovo prefetto di Firenze, di Francesca Ferradino. Naturalmente, come in ogni Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, anche le forze dell'ordine erano sedute al tavolo e molti sono stati i temi toccati dal Ministro. Insieme al sindaco Nardella, a partire dalla sicurezza urbana, più telecamere verranno messe a Firenze, magari utilizzando anche il fondo per la sicurezza urbana, ha detto il ministro, che potrebbe essere impiegato anche contro la movida molesta per aumentare gli steward. Si è parlato appunto oltre che di sicurezza anche di spaccio, di sicurezza stradale. Il sindaco ha annunciato che a Firenze verranno aumentate le strade con limiti di velocità al 30%, organizzando proprio in città un convegno dei molti sindaci che stanno pensando a questa strada per diminuire gli incidenti stradali. Quali sono stati però i punti principali sul tavolo fra il sindaco e il ministro? Intanto hanno parlato del problema dei minori non accompagnati. A Firenze ormai hanno superato i 400, quando il sistema va in crisi praticamente con 250-300 persone. Sono minori che molto spesso non hanno i documenti, magari mentono sull'età, insomma, è un problema di gestione, non economico, perché i fondi per i comuni sono stati dati, ma il comune sostanzialmente se ne deve prendere carico in maniera obbligatoria senza poterli smistare altrove. Ebbene, il sindaco ha proposto e il ministro si è detto d'accordo di creare proprio a Firenze un hub regionale che permetta anche di sburocratizzare la gestione dei minori non accompagnati e poi smistarli magari anche in altre parti del territorio regionale. Seconda questione, l'immigrazione. Ha parlato dei porti, sappiamo che a Livorno sono arrivate due navi ONG, non è detto che il porto di Livorno non venga usato in futuro. Su questo il ministro ha un po' sviato, ha detto speriamo che non ce ne sia bisogno perché magari diminuiranno gli arrivi. Si è parlato però del CPR, esattamente in questa stanza circa un mese fa i sindaci di tutta la Toscana, compreso il presidente della regione Eugenio Giani, si sono trovati d'accordo per creare un centro rimpatrio qui in Toscana. Era la prima volta che succedeva, che non c'erano contrari. Che ne è stata di quella idea? Ebbene, il ministro anche in questo caso si è detto d'accordo. Io direi proprio di sentire le sue parole su questa questione. Sappiamo di questo progetto, diciamo, di questa proposta che parte qui dal territorio. Non ne abbiamo parlato oggi perché è un dossier che insomma, va trattato anche con la Regione, come sapete, con il Presidente Giani, che non c'era oggi, con il quale mi sono sentito, ci stiamo sentendo su questo tema, ma quindi non l'abbiamo messo sul tavolo oggi, ma le confermo che c'è un serio e proficuo confronto sulla possibilità di realizzarlo. Accogliamo con favore questa proposta del Sindaco Nardella e comunque dei sindaci della Toscana. Poter disporre di queste strutture è molto importante, segnalo solo che, per dare l'idea dell'importanza, tutti poi cioè ci valutano il Ministero dell'Interno sulla capacità, sulle performance che ci sono, anche sulla capacità di fare rimpatri. Ebbene, gli ospiti dei CPR, c'è una statistica ormai stabile come dire, di fine del trattenimento con il rimpatrio, di circa il 50 e oltre il 52%, se non ricordo male. Insomma, comunque, quasi uno su due riesce a essere rimpatriato, i rimpatri al di fuori del CPR si attestano a un 2%. Quindi i CPR sono strutture, strumenti importanti per effettuare i rimpatri, che nessuno nega che siano un elemento importante nella politica di contrasto all'immigrazione irregolare. Noi quindi seguiremo questo suggerimento e saremo quindi di supporto anche alla volontà territoriale. Ovviamente lo faremo con tutti quelli che sono le esigenze di destinare importanti risorse a questi progetti che garantiscono, essendo luoghi di particolare delicatezza, tutte quelle che sono
rispetto dei diritti umani all'interno dei centri, insomma, standard di qualità e di erogazione delle prestazioni, insomma, secondo quelli che sono i parametri di legge. Comunque sì, la risposta sì, faremo di tutto per condividere questo progetto. Grazie dunque a Chiara Valentini, avete sentito le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. Parliamo ancora di politica verso il congresso del Partito Democratico Pienone a Prato per Stefano Bonaccini, che punta a rinnovare la classe dirigente del partito pescando dai territori e dai suoi amministratori. In 500 ieri sera si sono ritrovati alla Sala Garibaldi per ascoltare Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del PD. Al termine della giornata toscana, il presidente dell'Emilia-Romagna ha portato anche a Prato la sua formula per risollevare le sorti del partito, dopo la batosta elettorale di settembre contro il rischio che diventi irrilevante. Un PD più popolare, dove la gente vive, lavora, studia, si cura, si diverte. Una formula da attuare attraverso un nuovo gruppo dirigente. PD ha una classe dirigente nei territori già pronta, perché governiamo quasi tre quarti dei comuni italiani. E chi deve andare in panchina invece? In panchina, senza dover mandare via nessuno, ne abbiamo già persi troppi. Può andare chi da tanti anni ha guidato il partito, è giusto che arrivi qualche altro, qualche altra. Promette primarie per la scelta dei candidati se la legge elettorale resterà questa e tornare all'esecutivo solo e soltanto se il PD vincerà le elezioni. Poi gli attacchi al governo Meloni su caro benzina, migranti e i tagli alla sanità. Aveva promesso che se fosse andata lei al governo avrebbe ridotto le accise e il costo del carburante, e adesso ci ritroviamo il carburante più caro in Europa. Deve dare risposte lei, non le devo dare io. In apertura non è mancata una stoccata. La giornata di mercoledì in cui il partito si è incartato sulla possibilità del voto online, Bonaccini strappa l'applauso del Garibaldi. Ci mancava altro, ci dividessimo su quelle, saremmo sembrati ancora più marziani di quello che sembriamo a fare un congresso in cui metterci 6 mesi. Se divento segretario vi garantisco che il prossimo congresso durerà meno, perché bisogna essere un po' più in sintonia con i tempi di vita delle persone. Rischio scissione in base all'esito del congresso? Non per Bonaccini, che manda un abbraccio agli altri tre candidati, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Se vinco chiederò a loro di darmi una mano, a Elly, a Paola, a Gianni. Se vincerà qualcuno di loro, io senza chiedere niente per me, se vorranno do una mano a loro. Vedremo. L'appuntamento con le primarie, primo step del congresso, è per il 26 febbraio. Un tema che ha scatenato nelle ultime ore le polemiche è quello dell'ok dell'Unione Europea all'Irlanda riguardo le etichette allarmistiche sui vini. Ci sono preoccupazioni, molte dichiarazioni, vediamo il servizio. L'ok dell'Unione Europea all'Irlanda di inserire etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino, ma anche di birra e liquori, alla stessa stregua dei pacchetti di sigarette, preoccupa la Coldiretti Toscana, che definisce questa scelta un attacco diretto al prodotto della nostra regione, più venduto e conosciuto all'estero. In pericolo ci sono oltre 4 milioni di esportazioni di sole bevande, un quarto del totale che vola ogni anno verso l'Irlanda. Secondo Coldiretti si assiste ad un pericoloso precedente che rischia di aprire le porte ad una normativa comunitaria, con il rischio concreto della sopravvivenza di oltre 13.000 aziende regionali, insieme ad 1 miliardo di euro di esportazione di vini oltre confine. In più, ribadiscono gli operatori, non si può assimilare l'eccessivo consumo di superi alcolici, tipico dei paesi nordici, a quello moderato e consapevole di prodotti di qualità e a più bassa gradazione. Il giusto impegno dell'Unione Europea, conclude Coldiretti, per tutelare la salute non può così tradursi in decisioni fin troppo semplicistiche. L'Europa non si è opposta ed è questo il motivo per cui noi siamo oggi molto arrabbiati. Voglio ricordare che il Parlamento europeo non molti mesi fa si era espresso con un voto a larghissima maggioranza contro questa idea delle etichettature salutistiche. Avevamo detto sì, più informazioni, educazione alimentare, ma mettere nuoce gravemente alla salute su una bottiglia di vino o una bottiglia di birra è sbagliato e oltretutto provoca un problema all'interno del mercato unico, perché un unico paese fa delle scelte che vanno a impattarsi su tutti gli altri. Noi ci auguriamo che adesso, nei 60 giorni in cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio deve
in qualche modo opporsi, noi ci auguriamo, a questa decisione irlandese, si possa stoppare, altrimenti dovremo continuare a lavorare come abbiamo fatto sia in Parlamento sia in Consiglio, perché anche il Consiglio si è espresso contro. Non capiamo sinceramente perché la Commissione abbia preso questa direzione. Il fatto che il Ministero si chiami di sovranità alimentare aiuta? Moltissimo, abbiamo voluto dare un segnale politico. All'inizio molto probabilmente c'è stata un po' di ilarità anche da parte di qualche altra forza politica, ma è chiaro che definire il Ministero della sovranità alimentare significa dare anche una linea politica ben precisa, cioè quella del supporto, dell'aiuto e della valorizzazione dei nostri prodotti. Su questo argomento, come dicevamo in apertura, anche molte reazioni, fra le quali anche quelle in tarda serata del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che ha detto lo sosterremo sul mercato interno e sull'export, inaccettabili i tentativi di demonizzare il vino. Questo per quanto riguarda questa serie di polemiche che si sono innescate in queste ultime ore. Cambiamo decisamente argomento. Era il 13 di gennaio del 2012 quando si consumò di fronte all'isola del Giglio una delle tragedie più terribili nella storia della marineria italiana, il naufragio della Costa Concordia, 32 le vittime, vittime che sono state ricordate oggi. Il servizio è di Carlo Sestini. Abbiamo ancora negli occhi quell'immagine della Concordia china su Punta Gabbianara, immagine che segnerà per sempre Isola del Giglio e che oggi, nell'undicesimo anniversario del naufragio, ha ricordato le 32 vittime di quella notte del 13 gennaio 2012. Una cerimonia senza inviti ufficiali e senza clamori, come annunciò lo scorso anno il sindaco Ortelli. La giornata si è aperta con la messa officiata da Don Lido in suffragio delle vittime, in quella stessa chiesa che divenne luogo di accoglienza dei naufraghi, e a seguire la deposizione in mare di una corona di fiori di fronte a Punta Gabbianara. Tra le presenze anche quella del prefetto di Grosseto Paola Berardino, dell'amministrazione provinciale con il consigliere Valentino Bisconti e al prefetto Gabrielli, presente in forma privata. Si ripete anche quest'anno il triste ma doveroso rituale della commemorazione delle vittime del naufragio, sostenuti dal costante contatto da noi mantenuto con i familiari, che abbracciamo con sincero affetto. Affetto, ha commentato il sindaco Sergio Ortelli nel suo discorso. Abbiamo dato prova di cosa è capace una piccola isola del Mediterraneo che si è assunta una necessaria e importante responsabilità nell'ambito dello stato emergenziale. E a differenza di altre tragedie è stata data giustizia in tempi rapidi ed evitato un disastro ambientale con lavori di rimozione senza sosta. Nell'occasione del precedente anniversario annunciai una celebrazione senza clamore mediatico, sobria e di basso profilo, e come credo stia facendo oggi l'isola, in silenzio, conclude Ortelli, proprio come il silenzio di quella notte buia e fredda, ma riscaldata dal calore dei gigliesi che accolsero tanta gente e che ancora oggi ricordano quegli istanti come una triste pagina del mare entrata prepotentemente nella loro storia. Stasera alle 21:30 in punto, fiaccolata al porto fino al monumento che ricorda la tragedia. Questo dunque è l'appuntamento per stasera ricordato da Carlo Sestini. Ma che cosa accadde in quella notte? Che cosa avvenne? Lo cerchiamo di ricostruire in questa scheda firmata da Chiara Valentini. Era salpata da Civitavecchia per l'ultima tappa della crociera Profumo di Agrumi, direzione Savona, ma alle 21:04 la Costa Concordia lascia la rotta prevista per avvicinarsi al Giglio. La decisione di fare l'inchino all'isola era stata presa prima della partenza dal comandante Schettino su richiesta del maître Antonello Tievoli, che al Giglio aveva una casa. Ma va tutto storto. Manovre sbagliate o fatalmente fraintese in un'operazione già altamente rischiosa fanno finire la nave sugli scogli delle Scole. Sono le 21:45, la cena è finita, ma molti passeggeri si trovano ancora al ristorante quando sentono il boato. Lo squarcio è imponente, 70 metri di larghezza. A bordo ci sono 4.229 persone tra passeggeri ed equipaggio. Scattano gli allarmi, la confusione a bordo è palpabile, la nave inizia a imbarcare acqua proprio dal lato dell'officina meccanica. E l'acqua fino all'officina. Ormai è ingovernabile. Le parole del comandante Schettino, registrate dalla scatola nera, rivelano la tragedia, ma il comando di abbandonare la nave non arriva. Limitatevi a dire che c'è un blackout, ordina il comandante.
Il segnale di emergenza, 7 fischi brevi e uno lungo, viene dato solo alle 22.33. L'ordine di abbandonare la nave è delle 22.54. Ormai a bordo è il caos. La nave è già molto inclinata, le scialuppe su quel lato sono inutilizzabili. Alcuni finiscono in acqua e vengono risucchiati dai gorghi. I passeggeri, in preda al panico, premono sulle lance, impedendo di fatto un accesso ordinato. Sono le 23.04 quando la nave finalmente si ferma. È inclinata, a soli 96 metri dalla costa, ma nel buio in pochi se ne rendono conto. Solo in seguito verrà dimostrato che il vento di Grecale, insieme alle correnti marine, hanno spinto lo scafo verso terra e non in mare aperto, dove la tragedia sarebbe stata anche peggiore. Sono quasi le due quando il capitano di fregata Gregorio De Falco della Capitaneria di Livorno riesce a parlare con Schettino e capisce che non è più a bordo, intimandogli il tristemente celebre comando. L'ultimo a lasciare la nave è il commissario di bordo, Manrico Gianpedroni. Ha una gamba rotta, l'acqua gli è ormai arrivata al petto. Sono le 5.27. 32 morti e 150 feriti è il bilancio della tragedia. I tre anni successivi sono caratterizzati dalle vicende giudiziarie di Francesco Schettino, condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo, lesioni colpose plurime, abbandono nave, false comunicazioni, ma anche da operazioni di recupero mai realizzate prima nella storia navale e non solo. Bisogna impedire che il materiale inquinante fuoriesca dalla Concordia, tiranti, blocchi di cemento, contrappesi, la realizzazione di una piattaforma sommersa, operazioni da molti ritenute impossibili. Il protagonista di questa seconda fase di riscatto è Nick Sloan, a capo delle operazioni. Il termine che tutti impariamo a conoscere è par buckling, una rotazione di 65 gradi di un bolide di 112.000 tonnellate. Di fatto un miracolo ingegneristico. La Costa Concordia, ormai raddrizzata nel 2014, si dirige verso Genova, dove verrà demolita. Non esiste più. Al Giglio sono ancora in corso programmi di monitoraggio e ripristino ambientale per i danni causati da quel mostro d'acciaio che per 3 anni è stato adagiato sui suoi fondali. E della tragedia della Costa Concordia ci occuperemo questa sera nella puntata del venerdì, come di consueto, di Giallo Toscana. Testimonianze e anche aggiornamenti in chiave giudiziaria. Restiamo però in Maremma, in particolare restiamo a Grosseto, perché la Fondazione Grosseto Cultura ha presentato la nuova gestione dei musei. Il dado è tratto. Fondazione Grosseto Cultura, dopo lo stop a Clan, la cooperativa che aveva pubblicato su una newsletter la parola Bambin con l'asterisco in fondo, ha affidato la gestione del polo Le Clarisse con il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti alla cooperativa Promo Cultura, mentre il Museo di Storia Naturale della Maremma sarà gestito dall'AATI Rama Maremmagica, cui è stata affidata anche la realizzazione di un progetto di sviluppo digitale. Il presidente Tombari risponde così dopo le polemiche, ponendo una pietra tombale sulla vicenda asterisco. Per quanto ci riguarda, sì, assolutamente, non è entrata assolutamente nella valutazione che abbiamo fatto, perché è veramente una rivoluzione per quello che riguarda i musei, anche nella gestione e incamerare noi come fondazione tutta la bigliettazione, per cui questo è una novità rispetto alla prima e c'è un risparmio economico importante. Sulla opportunità che il CDA abbia assunto una decisione senza informare i direttori dei due musei, il presidente ammette. Sicuramente i tempi sono stati molto stretti per queste scelte, per cui non c'è stato, diciamo, questo tempo e questa opportunità. Ovviamente in altri momenti ci porremo il caso di sentirli se ci sarà appunto tempo. Scelta quella operata che è passata anche sopra la testa di sindaco e assessore alla cultura. Un errore questo? La fondazione ha il potere gestionale, appunto, lo dice lo statuto, per cui noi siamo liberi di scegliere sulla gestione anche delle forniture. Sicuramente anche qui, se ci fossero stati dei tempi più lunghi, l'avremmo fatto, ma comunque è nella nostra discrezionalità e ci assumiamo le responsabilità per le scelte che abbiamo fatto. Adesso cosa ci si aspetta dai due musei? Qualità che noi riteniamo maggiore rispetto a quella degli anni passati, per cui tanta tecnologia, grazie a un bando di quasi 500.000 euro e delle professionalità molto importanti. In piazza per l'asterisco c'è stato un sit-in dei lavoratori silurati dalla fondazione proprio Grosseto Cultura.
Sono scesi in piazza per un sit-in questa mattina i lavoratori e simpatizzanti di Clan, Cooperativa Le Orme e Cooperativa Silva, che gestivano i servizi museali per la Fondazione Grosseto Cultura. L'iniziativa è stata organizzata dal collettivo autonomo Queer e da quella che è stata ribattezzata come Assemblea Asterisco. Siamo qui in piazza per esprimere solidarietà con i lavoratori di Clan, lavoratrici di Clan, Le Orme e la Silva, che sono stati licenziati, fra virgolette, comunque non è stata rinnovata la convenzione per motivi veramente molto ideologici, almeno quelli che sono stati detti ufficialmente. Il discorso dell'asterisco a noi sembra un'allucinazione, sembra che nel 2023 bisogna ancora stare a spiegare che l'asterisco viene utilizzato per abbreviare bambini, bambine. Siamo in una città in cui probabilmente c'è ancora tanto da fare, noi esistiamo e stiamo qui per questo. Una vicenda che è un unicum nel suo genere, possiamo dire, perché nei giri di poche settimane è stato creato un disastro del quale ancora cerchiamo di capire cosa sia successo, quali motivazioni abbiano indotto per l'appunto Fondazione a non rinnovare gli affidamenti con tre soggetti, Cooperative Le Orme e Silva per il Museo di Storia Naturale, Associazione Clan per il Polo delle Clarisse, che la stessa Fondazione ne aveva riconosciuto e ne riconosce la bontà dell'operato in questi anni. Le motivazioni che hanno portato Fondazione Cultura a questa scelta sono ancora poco chiare, nonostante anche la conferenza stampa che ha fatto Fondazione, può essere detto tutto quello che si vuole, ma la scansione degli eventi porta chiaramente a una scelta legata a una matrice ideologica. Quello che noi però vogliamo è fare chiarezza, perché Fondazione Cultura non è un soggetto privato qualsiasi, è un ente controllato dal Comune di Grosseto. Giovedì 19 si svolgerà su istanza di Grosseto Città Aperta la commissione di controllo e garanzia. Alta l'adesione all'astensione dal lavoro proclamata dalla FIT CISL degli addetti alla manutenzione rotabili di Trenitalia, delle officine di Firenze Osmannoro e per il personale della direzione tecnica di Viale Lavagnini, con circa il 57% complessivo degli addetti che hanno scioperato. Un centinaio di lavoratori ha partecipato anche al presidio, come si vede dalle immagini, sotto Palazzo Medici Riccardi a Firenze, per fermare la lenta eutanasia degli impianti. Una delegazione è stata poi ricevuta in prefettura, dove ha illustrato le ragioni della protesta, ricevendo l'assicurazione che il resoconto dell'incontro sarà trasmesso agli organi governativi competenti. La cronaca adesso: sono 65 i cani sequestrati dalla polizia provinciale a due persone che li detenevano in una casa colonica a Casale, periferia ovest di Prato. Il blitz è stato compiuto al termine di un'indagine scaturita dalle segnalazioni circa lo stato di salute degli animali. I cani infatti venivano tenuti reclusi in strutture in muratura, segregati in piccoli box, spazi angusti e condizioni igienico-sanitarie davvero precarie. E adesso dedichiamo la copertina finale del telegiornale ad una grande attrice, ad Anna Magnani. Ci sarà infatti un film che la vuole ricordare a 50 anni dalla sua scomparsa, un film tributo con Monica Guerritore. Il 14 gennaio al Teatro della Pergola di Firenze, Monica Guerritore terrà in prima assoluta una conferenza performance ad ingresso libero. Il titolo: La nascita di un film. Il film in questione è Anna. L'opera prima alla regia di Guerritore e la prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani, prima attrice italiana a vincere l'Oscar. Il 26 settembre 2023 ricorrono i 50 anni dalla sua morte. Con questa mia prima opera cinematografica, ha affermato la Guerritore, conto di riempire un vuoto su Anna Magnani. Torniamo a commuoverci per la sua faticosa vicenda umana e riaccendiamo la luce su di lei, un gigante. Come siamo abituati in teatro, anche nel grande mercato della produzione di contenuti audiovisivi come film o serie, si deve fare comunità. Ha aggiunto la Guerritore, gli spettatori devono essere coinvolti nella nascita di nuovi progetti, sin dalla prima stesura di una sceneggiatura. La nascita di un film è dunque un'opportunità di incontro per riflettere sulle difficoltà di progettare, proporre e realizzare le proprie idee attraverso la lettura in anteprima di alcuni estratti della sceneggiatura di Anna e aneddoti sul dietro le quinte di alcune delle sue interpretazioni femminili più iconiche, da Oriana Fallaci alla Penelope di Margaret Atwood. In sentinella.
La serata di Toscana TV si apre alle 21.20 circa con A tutto gol, a seguire intorno alle 23 appuntamento con Giallo Toscana. È tutto, grazie di essere stati con noi, alle prossime edizioni.